Allora, Jet, sei pronto? Partiamo! Ciao ragazzi, è successo qualcosa nel bosco. A malapena vi raggiungevo. Qualcosa non va? Certo, lo scoiattolo ha un gran mal di denti. Andiamo! Ciao, scoiattolo. Qualcosa non va? Aiutatemi, per favore. Il mio dente mi fa male e non riesco a rompere le ghiande. Allora ti porteremo all'ospedale. No, non in ospedale. Ho paura dei dottori. Perché dovresti avere paura? Cambieranno il tuo olio, puliranno il carburatore. È una cosa bella. Cosa? Ho un'idea. Sistemeremo tutto senza medici. Per davvero? Sicuro, conosco un rimedio eccellente. Ma una carota? Rosicchiala, dai! Oi. Proviamo a sciacquare. Resisti! Apri la bocca! Penso che faccia ancora più male. Adesso basta. Dobbiamo portarlo in ospedale. No, per favore. Tranquillo, scoiattolo, ci pensa il medico Jed. Ma Jed... Non abbiamo bisogno di un ospedale. Conosco un altro modo che funzionerà sicuramente. Abbiamo bisogno di legare una pietra al dente cattivo e gettarlo da una scogliera. No, non voglio andare giù per una scogliera. Tranquillo, amico, l'ho fatto mille volte. D'accordo. Non mi piace per niente questa idea. Ma guardiamo nel mio camion. Cosa dovremmo usare per legare una roccia al dente dello scoiattolo? Del nastro adesivo? Una corda o un cacciavite? Una corda! Ok, amico, sei pronto? Io non lo so... Via! Cosa abbiamo combinato? Scoiattolo, stai bene? Credo di sì... Eccellente, proviamo un altro modo. No, Jet, basta così. Preferisco andare all'ospedale. Bene, ho altre idee in mente. Buon per te, scoiattolo. Bambini, è tempo di trasformazione. Cosa dovrei fare per portare lo scoiattolo in ospedale? Trasformarmi in un escavatore, un trattore o un'ambulanza? Un'ambulanza! Pic pic, inizio trasformazione! Puoi entrare. Boh, smettila di spaventarci così. Non volevo spaventare. Come sta il vostro amico? L'hanno portato all'ospedale. Non voglio neanche pensare a quello che stanno facendo. E tu, Jet, hai paura dei dottori? Io? Certo che no. Ciao, scoiattolo. Com'è andata allora? Non mi ha fatto per niente paura. Davvero? E chi è che si stava nascondendo sotto il tavolo del dottore? Avevo solo paura che mi avrebbe fatto male, ma è finita prima che me ne accorgessi. Bambini, in ogni episodio c'è una piccola chiave inglese, nascosta da qualche parte. Guardate attentamente. Ciao!